Un'ombra pesante su ogni gradino della scala è stato l'annuncio. Theo Van Gogh entra con il fantasma della morte attaccato alle scarpe. Joanna lo guarda, in 3 giorni, invecchiato di 10 anni. Quasi non fa caso alla moglie, a malapena saluta il bambino. Con una cautela estrema sistema sotto il letto gli ultimi lavori del fratello, una serie di rotoli con tele dipinte di fresco. Quindi, nel bauletto di rovere delle lettere, ne deposita un'ultima, quella che in sé aveva addosso quando si era sparato un colpo e poi si era sdraiato per dormire. Lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli sull'acciottolato riporta Joanna Van Gogh Vonger alle sue carte. Però, prima di arrivare alle parole, mette in ordine la casa, quel piccolo universo ogni giorno più incerto. Cavallaci. La donna escì con circospezione e non chiuse l'uscio, ponendosi a origliare. Pietro, accorgendosene, prima di chiedere qualche spiegazione, volle chiuderlo, ma non riuscì a spingere il chiavistello. Nondimeno, non avrebbe voluto offendere Ghisola con le domande che doveva fare, più propenso ad attendere ancora. Ella si alzò. Non chiudere, non c'ho di nessuno. Allora egli, voltandosi a lei con sguardo pieno di pietà e di affetto, vide il suo ventre. E quando si riebbe dalla vertigine violenta che l'aveva battuta ai piedi di Isola, egli non l'amava già più. Mi trattenni qualche giorno presso quella famiglia felice, interamente occupata da colui che era andato a trascorrervi il periodo della convalescenza del cuore. Tornai a Parigi e scrissi questa storia esattamente come mi è stata raccontata. Essa ha soltanto un merito, che probabilmente le sarà contestato, quella di essere vera. Non traggo da questo racconto la conclusione che tutte le donne come Marguerite sono capaci di fare quello che ha fatto lei. Me ne guardo bene, ma sono venuto a sapere che una di loro aveva provato nella sua vita un grande amore e che ne aveva sofferto e ne era morta. Ho raccontato al lettore quello che avevo saputo. Era un dovere. Si può giustamente affermare, o sereno, che fra gli stoici e quelli come loro che professano la saggezza c'è la stessa differenza che passa tra maschi e le femmine, nel senso che entrambi i gruppi contribuiscono in uguale misura alla vita sociale, ma i maschi sono nati per comandare, le femmine per obbedire. Tutti gli altri saggi sono miti e indulgenti e si comportano per lo più come quei medici di famiglia che curano le malattie non nel modo migliore, più rapido, ma come piace al malato. Secondo me non si possono creare personaggi se non dopo aver studiato a lungo gli uomini, così come non si può parlare una lingua straniera se non la si è imparata molto bene. Non ho ancora l'età in cui si inventa, quindi mi accontenterò di raccontare. Esorto il lettore a credere alla veridicità di questa storia, di cui tutti i personaggi, ad eccezione della protagonista, sono ancora in vita. Del resto, a Parigi ci sono testimoni di quasi tutte le vicende che racconto e che potrebbero confermarle se la mia testimonianza non bastasse. Per una particolare circostanza, soltanto io potevo scriverle, perché a me soltanto erano stati confidati certi dettagli, senza i quali sarebbe stato impossibile raccontare una storia interessante ed esauriente. Ecco come sono venuto a conoscenza di quei particolari. Il 12 marzo 1874 lessi in Rue Lafitte un grande avviso giallo in cui veniva annunciata una vendita di mobili e di oggetti pregiati che erano appartenuti a una persona deceduta. L'avviso non ne dava il nome, specificando soltanto che la vendita si sarebbe tenuta in Rue d'Antin numero 9, il giorno 16, da mezzogiorno alle 5. Il 13 e il 14 si poteva visitare l'appartamento. Ho sempre avuto una passione per i begli oggetti. Decisi di non lasciarmi sfuggire quell'occasione se non per comprarne qualcuno, almeno per ammirarne. Usciti dalla trattoria, i cuochi e i camerieri, Domenico Rosi, il padrone, rimase a contare in fretta al lume di una candela che sgocciolava fitto il denaro della giornata.
Gli si strinsero le dita toccando due biglietti da 50 lire e prima di metterli nel portafoglio di cuoio giallo li guardò un'altra volta, piegati, e soffiò sulla fiammella avvicinandosi con la bocca. Se la candela non si fosse consumata troppo, avrebbe contato anche l'altro denaro nel cassetto della moglie. Qualche volta egli si addormentava così, nella quiete profonda del meriggio. E immancabilmente Maddalena gli appariva in sogno, ed erano sogni che lo turbavano e lo eccitavano dolorosamente, lasciandogli una cattiva impressione per tutto il resto della giornata. Egli aveva sperato di calmarsi e dimenticare nella solitudine della tanca, lontano da lei, ma i ricordi dei giorni trascorsi a San Francesco, quel sogno in riva all'Isal, quel ritorno fatale, erano troppo recenti. Il suo sangue ne era ancora acceso e la volontà non bastava a vincere l'incendio. La solitudine, le forze fisiche rinascenti aumentavano la passione, ma soprattutto l'aumentava il ricordo fisso, insistente, indistruttibile del ritorno dalla festa.